Libera Espressione Live, la web TV libera. Buon pomeriggio da Libera Espressione Live, la web TV libera. Sono oltre 1000 le persone approdate sin dalle prime ore di stamani, intorno alle 8:30 il primo arrivo sulla banchina commerciale di Lampedusa, la più grande delle Pelagie. Intanto in questo momento continuano ad arrivare alle mie spalle, vedete appunto la motovedetta della Guardia di Finanza che sta scortando un barchino di migranti. Dicevamo, sono oltre 1000 migranti giunti nelle scorse ore sull'isola, di diverse nazionalità. Tra i migranti giunti sull'isola, soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, anche donne e anche bambini, oltre ai numerosi uomini. Dicevamo, sono diverse le nazionalità dei migranti giunte sull'isola. Siamo proprio qui al molo Favarolo a Lampedusa, seguendo insieme a voi per aggiornarvi su quanto sta accadendo. Anche le autorità politiche sono intervenute. Il presidente della Lega Matteo Salvini dice che è urgente un incontro con il premier Draghi, mentre il sindaco Totò Martello dice che è necessario affrontare il problema, visto appunto che si è aperta la rete libica. L'hotspot di Lampedusa, di Contrada Imbriacole, era vuoto, ma con gli arrivi di oggi, ricordiamo che sin dalle prime ore di stamattina, il primo barcone intorno alle 8:30, poi via via si sono susseguiti gli arrivi dei migranti, soccorsi appunto dalle forze dell'ordine, in particolar modo dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza, saranno trasferiti appunto all'hotspot. Tra gli abitanti dell'isola preoccupazione, proprio perché anche con il migliorarsi delle condizioni marine si presume che già anche nelle prossime ore gli arrivi di migranti siano davvero numerosi. Intanto siamo qui collegati dal Molo Favarolo, continuiamo ad inviarvi le immagini in diretta che testimoniano come proseguono gli arrivi dei migranti di Lampedusa. Alla nostra sinistra invece vediamo la spiaggia della Guiccia, che ormai si prepara anche alla prossima stagione turistica. Siamo già a maggio inoltrato, tra qualche giorno l'isola potrebbe essere dichiarata Covid free, vista anche l'importante campagna di vaccinazione avanzata, ma lo ricordiamo, da stamani sono ripresi in maniera importante gli arrivi dei migranti sull'isola. Continuiamo a rimanere qui, a continuare a dare le nostre immagini per testimoniare quanto sta accadendo. Proviamo, dottor Bartolo, possiamo rubarle qualche minuto? Ci permettiamo, siamo in diretta su Libera Espressione, abbiamo incontrato appunto il dottor Bartolo, europarlamentare. Dottore, cosa sta succedendo in questa ora a Lampedusa? È ripresa il fenomeno migratorio? Ripreso, voi lo sapete, non è che quando c'è il bel tempo li mettono in mare, insomma, e arrivano. Questo è successo da sempre, non è che da ora. Quindi ovviamente è possibile, è verosimile che nel prossimo futuro arriveranno altri, perché lo sappiamo, ogni volta che c'è il bel tempo Quanti ne sono arrivati fino ad oggi, fino a questo momento? Intorno a circa 1200, una cosa del genere. Non lo sappiamo ancora quando ce ne sono in mare, può darsi che ce ne sono altri. Speriamo che non affondano e muoiono, almeno quello. In che condizioni sono arrivati quelli che sono stati soccorsi, dottore? Ma ce n'erano anche persone che stavano male, c'erano delle donne che stavano male, sono state trasportate al polo ambulatorio, come facciamo sempre, come normalmente l'isola di Lampedusa è capace di fare, e questo lo sottolineo. Sono state portate al polo ambulatorio, dove hanno ricevuto le cure del caso, e quindi qualcuno trasferito anche in terraferma con l'elicottero. Quindi si fa quello che è giusto fare, quello che abbiamo fatto sempre da 30 anni. Alcuni cittadini temono che tra i migranti ci possano essere dei casi di positività al Covid. Ma guarda, vengono tutti sottoposti al tampone, di conseguenza vengono messi in quarantena, adesso si aspetta la nave, verranno messi in quarantena, come tutti ovviamente, non è perché sono
migranti o persone che vengono dall'altra parte hanno un trattamento diverso. Vengono tutti sottoposti, viva Dio, c'è un servizio sanitario che funziona, vengono sottoposti al test e quelli che sono positivi insieme con quelli che hanno viaggiato vengono posti tutti in quarantena, faranno i loro 14 giorni e quindi poi vengono portati in Sicilia nelle strutture dove vengono inseriti. Al momento quindi dal Molo Favarolo vengono trasferiti al centro di contrada Embriacole? Certamente, vengono inseriti là, già stanno facendo tutti i test e quindi si aspetta la nave per poterli poi portare sulla nave a fare il loro periodo di quarantena, quelli che ovviamente sono positivi e quelli che hanno viaggiato insieme ai positivi. Giusto, è una cosa corretta, è una cosa che viene fatta non solo per loro, per gli italiani, per tutto il mondo. Mi sembra una cosa giusta. Anche per... Quindi in qualche modo l'arrivo di oggi con il ritorno insomma del bel tempo era anche previsto in qualche modo? Sì, è stato sempre così. Con il bel tempo loro li mettono in mare, trasgredendo quel contratto che hanno fatto con l'Italia, che io non condivido ovviamente, per cui diciamo che oltre a sparare alle nostre barche, ai nostri pescheresi che abbiamo saputo in questi giorni, penso pure che ci fregano pure i soldi a questo punto. Quindi una soluzione sembrerebbe non esserci, dottore? Ma la soluzione sarebbe quella intanto di evacuare quei campi, quindi togliere dalle mani di questi delinquenti, di questi trafficanti di esseri umani, come tutti dicono, indipendentemente di destra e sinistra, e quindi farla arrivare eventualmente attraverso dei corridoi umanitari, attraverso i canali regolari. Solo in questo modo si può affrontare il fenomeno della migrazione, perché è un fenomeno strutturale, che se ne dica, non è più un fatto emergenziale. Sono 30 anni che noi a Lampedusa affrontiamo questo fenomeno, quindi sarebbe opportuno, e parlo da europarlamentare, che l'Europa, io sto lavorando per questo, cominciasse a vedere il fenomeno dell'emigrazione da un altro punto di vista e non affrontarlo come l'abbiamo affrontato fino adesso, perché è quello che i risultati sono questi, che dopo 30 anni assistiamo a tutto quello che stiamo vedendo ancora oggi, e Lampedusa è la più penalizzata ovviamente da tutto questo sistema che non funziona. Teme che in qualche modo, e poi la lascio andare tornare appunto al suo lavoro, teme che in qualche modo gli arrivi di queste ore, perché si presume ne continuino ad arrivare nelle prossime ore, possa in qualche modo influire sulla prossima stagione turistica? Ma io credo di no, perché siamo tutto sommato, poi la gestione è abbastanza regolare. Adesso arriva la nave, vengono portate via, man mano che arrivano. Sicuramente se ci sarà un incremento, ci sarà anche un incremento delle operazioni che si fanno normalmente, quindi aumenterà il personale, aumenteranno i medici e quindi ci sarà un'attenzione maggiore. Certamente abbiamo la stagione turistica che arriva e quindi dobbiamo anche salvaguardare questo e cercare di non creare allarmismi più di tanto, perché insomma fa semplicemente male alla nostra immagine e all'isola stessa per quello che sarà la stagione turistica. Grazie dottore, grazie mille per essere intervenuto alle nostre telecamere, la lasciamo tornare al suo lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Erano le parole del dottor Bartolo, siamo sempre in collegamento dal Molo Favarolo a Lampedusa. Intanto proviamo le nostre telecamere inquadrano appunto la motovedetta della Guardia di Finanza che procede con le operazioni di attracco unitamente a un barchino. Dovrebbero essere, credo, una sessantina di migranti. Adesso proveremo con le nostre telecamere a documentarvi in diretta quello che sta accadendo proprio qui al Molo Favarolo a Lampedusa. Proviamo ad avvicinarci in un'area che ci permette anche una visuale migliore di quanto sta accadendo. Lo dicevamo, sono oltre 1000 i migranti giunti sin dalle prime ore della mattinata in questa domenica 9 maggio, con il ritorno del bel tempo, sono ripresi in maniera intensa gli sbarchi a Lampedusa.
Siamo sempre in collegamento dal Molo Favarolo, dove le nostre telecamere testimoniano in diretta l'arrivo dei migranti. Sono diversi gli arrivi giunti sin dalle prime ore di questa mattina, continuano, intanto si procede anche con il trasferimento a gruppi di una decina circa verso l'hotspot di Lampedusa. Abbiamo sentito anche il dottor Bartolo, il quale ci ha confermato come, dopo essere stati controllati dal punto di vista sanitario, poi si procederà con il trasferimento verso gli altri centri dell'Italia. Siamo sempre in diretta dal Molo Favarolo a Lampedusa. In poche ore, sin dalle prime ore di oggi, domenica, sono oltre 1000 migranti approdati con diversi barconi di diversa nazionalità. Tra i migranti giunti sulla più grande delle Pelagie, soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, anche donne e bambini. Il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato, dopo gli ultimi arrivi, che è necessario un incontro col presidente Draghi, perché con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini. Anche il primo cittadino di Lampedusa e Linosa, il sindaco Martello, dice che bisogna intervenire, far qualcosa, perché è tornata la rotta libica e bisogna in qualche modo intervenire. Intanto le nostre telecamere documentano, continuano a documentarvi in diretta le operazioni di soccorso dei migranti. Siamo in diretta appunto dal Molo Favarolo di Lampedusa.
Lo ricordiamo, siamo in diretta dal Molo Favarolo di Lampedusa. In questo momento vi stiamo documentando come una motovedetta della Guardia di Finanza sta prendendo il largo, perché in queste ore continuano gli alert da parte di imbarcazioni che necessitano di soccorso nel Mediterraneo. Sono oltre 1000 migranti giunti sin da stamattina a Lampedusa. Dopo il loro arrivo al Molo Favarolo, dopo tutti gli accertamenti di carattere sanitario, saranno trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacole, che fino a qualche ora fa era completamente vuoto e adesso si sta ripopolando. In collegamento sempre dal Molo Favarolo, vi documentiamo come, scortati dai carabinieri, un pulmino di migranti sta per essere trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacole. E da stamani, sin dalle prime ore della domenica, che continua queste operazioni di soccorso nel Mediterraneo, di soccorso sino al Molo Favarolo. Stamattina alcuni migranti sono stati fatti scendere alla banchina commerciale di Lampedusa e si procederà così per molto, anche perché vediamo, così come vi documentiamo con le nostre telecamere, la motovedetta della Guardia di Finanza che costeggia le coste dell'isola, perché probabilmente continuano gli alert delle imbarcazioni che necessitano di soccorso.
un attimo. Siamo sempre in collegamento dal Molo Favarolo di Lampedusa. Ecco che poco fa abbiamo visto uscire, prendere il mare, la motovedetta della Guardia di Finanza. Adesso in lontananza vediamo una motovedetta della Capitaneria di Porto che sta rientrando.
Come andre? Siamo sempre in collegamento dal Molo Favarolo di Lampedusa. Alle mie spalle, come vi anticipavamo, ecco che la motovedetta della Capitaneria di Porto sta scortando un barchino, perché continua sin da stamattina l'arrivo di migranti. Sono oltre 1000 i migranti giunti a Lampedusa in poche ore. Si sta procedendo man mano, arrivano sul Molo Favarolo al loro trasferimento presso l'hotspot di Contrada Imbriacole. Era vuoto, adesso si sta riniziando a popolare. Abbiamo incontrato Rosario Costanza di Forza Italia, al quale intanto lo ringraziamo per essere voluto intervenire alle nostre telecamere. Cosa sta succedendo? In queste ore sembra essere ripartita la rotta dei migranti a Lampedusa, tornando al bel tempo. È chiaro che basta poco, bastano poche ore che Lampedusa si riempie immediatamente, e quindi abbiamo visto che nel giro di 4-5 ore sono arrivati parecchi barconi, altri sono stati trasbordati. Il penultimo è stato quel peschereccio che, tra l'altro, devo dire, pare che sia quello che 3 mesi fa è stato riconsegnato dalle autorità agli aventi diritto, e ce lo siamo ritrovati qua pieno di immigrati. Un grosso sacrificio da parte dei lampedusani nell'impegnarsi per vaccinarsi e per avviare la stagione turistica. Sono stati bravissimi, penso che arriveremo addirittura a 4.000 vaccini, quindi un'ottima iniziativa dei lampedusani che sono da premiare. Però non sappiamo se tutto questo serve, perché gli immigrati non sono vaccinati e pare che 4 siano partiti con l'elisoccorso, non so per quali problemi. Ma quindi pensi, come era prevedibile? Erano prevedibili gli arrivi di oggi, o in qualche modo si era fermata l'attenzione sul fenomeno? No, non si era fermata l'attenzione, perché pochi giorni fa parlavo con Raffaella Daino di Sky TG24 e gli avevo detto, e lei era a conoscenza, che a Lampedusa bastano 4-5 ore e Lampedusa si può riempire di 1.000, 1.500, anche 2.000 migranti, perché basta che le rotte si avviano e si mollano i barconi dalle coste africane, a Lampedusa si riempie, il centro d'accoglienza si riempie immediatamente. Grazie Rosario per la tua testimonianza, ti lasciamo alla tua giornata. Grazie ancora, era Rosario Costanza. Intanto noi continuiamo a documentare con le nostre telecamere quanto sta accadendo proprio a Lampedusa. Lo ricordiamo, sin da stamattina sono oltre 1.200 le persone giunte sulle coste siciliane, in particolar modo sulla più grande isola delle Pelagie. Le operazioni di soccorso sono effettuate dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza, impegnate sin dalle prime ore
di stamattina in queste ingenti azioni di soccorso. Rimaniamo qui sempre con le nostre telecamere a documentarvi quanto sta accadendo oggi, domenica 9 maggio. Ecco, lo vediamo, la motovedetta della Capitaneria di Porto con un barchino con il quale presumibilmente sono arrivati i migranti che in questo momento si trovano sulla motovedetta e saranno trasferiti appunto al Molo Favarolo, da cui partiranno verso il centro di Contrada Imbriacole. L'abbiamo appena visto, i pulmini vengono scortati dai carabinieri, quindi un ingente impegno da parte delle forze dell'ordine. Proviamo con le nostre telecamere ad a vedere, proprio a documentare l'arrivo della motovedetta della Capitaneria di Porto, dove si trovano ad occhio e croce una cinquantina di migranti, così come abbiamo visto. Adesso proviamo a capire di più, perché è davvero da stamattina che è un continuo di arrivi di migranti a Lampedusa. Thank you.
Siamo sempre in diretta dal Molo Favarolo. Vediamo che la Capitaneria di Porto è appena approdata al molo, appunto. A bordo della motovedetta i migranti soccorsi che sono stati condotti proprio qui a Lampedusa. Sono solo alcuni degli oltre 1300 migranti giunti sin dalle prime ore di stamattina sulla più grande delle Pelagie. Sono di diversa nazionalità i migranti arrivati, tra di loro anche donne e bambini. Stiamo documentando in diretta proprio l'arrivo dei migranti sull'isola. Si chiudiamo. Ecco che mentre ancora la Capitaneria di Porto sta procedendo con le operazioni di sbarco dei migranti che abbiamo documentato qualche minuto fa, anche la motovedetta della Guardia di Finanza sta rientrando in porto, anch'essa scortando una piccola imbarcazione con a bordo migranti. Continuiamo a documentare con le nostre telecamere da qualche minuto quello che sta svolgendosi su Lampedusa. Lo ricordiamo sin dalle prime ore di oggi, domenica 9 maggio, sono ripresi in modo cospicuo gli arrivi dei migranti sull'isola scortati dalle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Si presume che anche nelle prossime ore si continui questa operazione di soccorso. Ovviamente, qualora ci fossero degli aggiornamenti importanti, ve ne daremo comunicazione. Intanto, sperando di aver fatto la corretta informazione per aggiornarvi su quanto succede su Lampedusa in queste ore, vi ringraziamo sempre per essere puntuali sul nostro canale e vi diamo appuntamento al prossimo spazio dedicato all'informazione, ovviamente su Libera Espressione Live, la web TV libera. Libera Espressione Live, la web TV libera.